Bene, prima di tutto un saluto a tutti voi, una piccola rettifica, io non sono professore emerito e cominciamo con la risposta al vostro quesito. Chi vuole capire qualche cosa di politica deve sapere molte cose perché la politica è complessa. Fra le altre cose che deve capire è che la contrapposizione fra ideologia e verità è una contrapposizione ideologica, cioè è la mossa tipica delle ideologie proclamare di se stesse la verità e la ideologicità delle posizioni altrui. Come diceva Raymond Aron, ideologie sono le idee dei miei avversari. Perché non è possibile immaginare un rapporto immediato fra il soggetto e l'oggetto, fra colui che agisce nella storia e l'insieme delle circostanze, dei fatti e dei processi che costituiscono la storia. Circostanze, fatti, processi non possono essere che decifrati, interpretati a partire da apparati di pensiero, devono essere ridotti a concetti e questi concetti sono collocati all'interno di una sorta di ombrello teorico che è per l'appunto l'idea. Per cui abbiamo l'idea dentro la quale stanno i concetti, dai concetti derivano le interpretazioni. Le interpretazioni producono azioni. Tutto ciò perché non esiste un punto di vista assoluto, un punto di vista privilegiato, conquistato il quale si possa dire ecco, abbiamo la verità e ogni altra posizione è posizione non vera. La politica è di per sé complessa, mobile, conflittuale e consiste sempre in una quantità di posizioni e di contrapposizioni. Di conseguenza, non ha alcun senso contrapporre l'ideologia alla verità se non dal punto di vista di un'ideologia particolarmente primitiva che non è nemmeno capace di riconoscere la propria stessa inevitabile struttura ideologica, cioè, dopo tutto, parziale, cioè, dopo tutto, orientata a, generata da e orientata a determinati interessi, il che è assolutamente ovvio, lecito e insuperabile. Il punto di vista dell'assoluto è un punto di vista con il quale non si fa politica, posto che sia raggiungibile, con il quale non si fa politica, con il quale si contempla, ma quando si deve stare dentro una situazione, dentro un contesto, dentro una società, dentro una crisi, e si vuole agire, ebbene, allora per agire è necessaria la parola, il logos, e il logos a sua volta non è un logos puro, è un logos spurio, è un logos sporco di materia. Come non può non essere sporco di materia, sporco di posizioni di parte. Perché tutto ciò deve essere oggi ribadito? Perché una potente ideologia, l'ideologia liberista, neoliberista, si è affermata sulle macerie di un'altra ideologia, l'ideologia socialista, e ha affermato con la propria vittoria la fine di ogni altra ideologia. Ha affermato la sconfitta, la impraticabilità, la assurdità di ogni altra ideologia. Non c'è alternativa, ricordiamoci, non c'è alternativa, è lo slogan della signora Thatcher, ovvero noi abbiamo vinto, il punto di vista a partire dal quale viene decifrato il presente, il passato, il futuro, è il punto di vista dell'individuo
singolo, libero, razionale, che opera scelte sulla base delle proprie informazioni che sono uguali a quelle di ogni altro e dall'incontro-scontro delle libere scelte, delle scelte libere e informate, nasce l'ordine, sia pure l'ordine imperfetto. L'ordine delle cose umane, altro ordine non vi è, altro ordine non vi può essere. Questa è verità, ogni altra tesi al riguardo, cioè al riguardo della possibilità di produrre ordini alternativi, è falsa, è illusoria, è menzognera, è ideologica. Le ideologie sono morte, oggi finalmente trionfa la verità. Che è universale, per cui le ideologie sono locali, sono provinciali, sono parziali. La nostra, invece, non essendo un'ideologia ma una verità, è universale, trasparente, tanto quanto le ideologie sono opache, non è frutto di un punto di vista, ma è il punto di vista dell'assoluto, cioè di tutti i punti di vista possibili. È il punto di vista che consiste nel fatto che tiene insieme tutti i punti di vista possibili. Ora, affermare che le ideologie sono morte è un potentissimo atto ideologico da parte dell'ideologia, che è vincitrice. È particolarità, è al tempo stesso universalità. È particolarità dal punto di vista delle relazioni internazionali. Di sovranità ve ne sono sempre molte. Sovranità è un concetto plurimo, plurale, pluralistico. Vuol dire in questo mondo vi sono diversi gruppi umani che storicamente si sono definiti nazioni o stati nazionali e che hanno conquistato e messo in sicurezza un territorio, dunque gruppo umano e territorio nel quale quel gruppo umano si dà un ordinamento, dunque gruppo umano, territorio, ordinamento, messi insieme, sono la formula classica della sovranità. C'è sovranità quando ci sono questi tre parametri ed è tuttavia un concetto universale visto dall'interno, cioè all'interno di questo territorio si distingue fra il particolare, che è l'individuo, che è il soggetto collettivo di tipo sociale, il partito, il sindacato, il conglomerato di interessi, qualunque istituzione sociale, collettiva, che è tuttavia un particolare che ha il problema di rapportarsi con gli altri particolari e che ha risolto questo problema in vari modi, tutti questi modi, consistenti nel fatto che si suppone che per una via o per l'altra, si costruisca o si riceva dalla tradizione un potere superiore unitario che ordina questo pluriverso di particolari. Il potere superiore unitario può essere superiore ed esterno rispetto alla società costituita da una pluralità di particolarità. Il potere superiore unitario può coincidere con quella società che si autorappresenta non come una pluralità, ma come una unità. Quando noi andiamo a votare, noi non facciamo altro che rappresentare la complessità dell'Italia, la pluralità dell'Italia, la naturale pluralità dell'Italia, rappresentarla come una unità, che è quella istituzione unitaria che si chiama Parlamento.
nell'unità del Parlamento si rappresenta la pluralità della società. Poi l'unità del Parlamento, poiché siamo in un regime democratico, l'unità del Parlamento è a sua volta divisa al proprio interno in partiti, dunque in opinioni che si differenziano l'una dalle altre. Ma ricordiamo che la stessa Costituzione ci dice che ciascun parlamentare rappresenta l'intera nazione, il che vuol dire che nell'atto rappresentativo viene portata a unità la pluralità. E dunque, questo è la, lì c'è una sovranità, che poi questa sovranità, cioè c'è una sovranità democratica, cioè il popolo che pone se stesso come signore di se stesso, che poi il popolo che rappresenta se stesso come signore, cioè come un soggetto unitario capace di darsi leggi. Il popolo si rappresenta come un soggetto unitario capace di darsi leggi dentro un determinato territorio, capace di costruire un ordinamento efficace dentro un determinato territorio. Che poi questo soggetto unitario nel quale il popolo si rappresenta sia, ripeto, un soggetto, cioè l'istituzione unitaria del Parlamento, in cui si rappresenta la sovranità del popolo, che poi questo sia a sua volta, al proprio interno, separato, diviso in partiti, che sia separato da altre istituzioni apicali, in cui il potere viene diluito, il potere della sovranità viene diluito, ciò non toglie, cioè istituzioni apicali, il governo oppure una non istituzione, ma un ordine come quello giudiziario, oppure la presidenza della Repubblica in cui viene la rappresentanza del popolo come unità, ma non una rappresentanza politica, quanto invece una rappresentanza simbolica. Tutto ciò è vero, vuol dire che non c'è una istituzione che sia l'unica istituzione in cui la sovranità vige. Tuttavia è evidente che l'atto fondamentale della sovranità, il presentarsi formale fondamentale della sovranità è il fatto che un popolo si rappresenta come soggetto unitario in grado di darsi leggi. E questo vuol dire che la sovranità ha come luogo specifico il Parlamento, come esercizio invece la sovranità può benissimo essere divisa, separata, bilanciata, spalmata in più istituzioni. E così che si possa dire che nessuna istituzione è schiacciante rispetto alle altre. Altro discorso è il sovranismo, che è un neologismo inventato in Francia dalla destra per indicare la propria posizione politica. Cioè, la Francia è lo Stato europeo a più densa concentrazione di statualità e di legittimazione della statualità e della annessa, ovvia, sovranità. Nessuno in Francia osa sostenere che non è mai esistita la sovranità, oppure che il fatto che la sovranità sia esistita è un male, oppure che è un fatto che il fatto che la sovranità debba scomparire è un bene. La sovranità è il concetto largamente e orgogliosamente legittimante la politica francese. Dire in Francia, quando fu detto io sono sovranista, vuol dire io difendo la sovranità del mio paese oggi attaccata, oggi indebolita. È una posizione politica, può essere una posizione condivisibile, può essere una posizione non condivisibile, ma è una posizione politica che ha senso quando esiste la sovranità come concetto politico indiscutibilmente centrale e quando per motivo o per l'altro si suppone che questa sovranità sia attaccata, indebolita, il che è visto come un male. Da chi è attaccata o indebolita? Poniamo dalle istituzioni europee,
oppure poniamo dal capitale finanziario internazionale, oppure poniamo dalle migrazioni, dalle immigrazioni di persone estranee, esterne ed estranee alla cultura, alle tradizioni e alla mentalità sociopolitica nazionale. Non stiamo a discutere la validità di questa posizione, qui stiamo a spiegarla. Sovranismo significa che la sovranità è il bene supremo che va difeso contro coloro che oggi la attaccano, contro coloro che oggi la indeboliscono. Mi spiego, intanto l'evidenza storico-empirica ci dimostra che il grande mercato unico posto che sia mai esistito in forma pacifica, il che non è mai avvenuto, è in ogni caso oggi saltato nella crisi della globalizzazione, che oggi si presenta come globalizzazione dimezzata, cioè una globalizzazione che vale in modo selettivo soltanto per determinati flussi di rapporti economici, mentre ne esclude altri, e soprattutto dimezzata perché se metà delle cose del mondo sono spiegate dalla libertà dei commerci e dalle catene del valore, l'altra metà delle cose del mondo è spiegata da nozioni tradizionali come il pluralismo geopolitico, la volontà di potenza di alcune grandi soggettività politiche che si presentano come degli scogli rocciosi in mezzo al mare della globalizzazione e che piegano, perché poi l'immagine non è del tutto felice perché questi scogli rocciosi non sono soltanto dei frangiflutti, ma sono anche capaci di piegare le correnti marine a proprio vantaggio, cioè le correnti economiche a proprio vantaggio. Non mi convince perché vi è l'idea, che è un'idea foucaultiana, perché poi vanno dette le cose, l'idea foucaultiana, che quello che conta nella storia non è tanto cioè, il potere sovrano che è visto da Foucault come un potere sovrastrutturale, giuridico, di efficacia secondaria, nel senso che viene dopo. Quello che conta è invece l'efficacia del potere, prima, del potere epistemico, poi del potere biopolitico, cioè della microfisica del potere contrapposta alla macrofisica del potere che è appunto la sovranità. Tesi utile per certi versi, in quanto mette in crisi, mette in discussione l'autosufficienza della sovranità e l'orgoglio dei giuristi che credono di poter, pensando la sovranità, di poter pensare l'intera complessità della politica. Tesi sbagliata invece quando non vuole fare i conti con gli elementi di razionalismo contrattualistico o di arazionalismo decisionistico che sono entrambi fondamentali nella costruzione e nel mantenimento dei poteri degli stati europei e che non coincidono per nulla con la microfisica del potere, con la biopolitica, ma che ne sono semmai il presupposto. Non c'è biopolitica se non c'è un ordine politico, non c'è microfisica del potere se non c'è una macrofisica del potere che descrive i confini dentro i quali la microfisica si manifesta. Non mi convince inoltre, terzo motivo, perché opera una certa confusione fra l'elemento descrittivo e l'elemento propositivo. Non si capisce, insomma, se si vuole pensare alla politica in modo da superare la impasse della cosiddetta statualità, cioè superare il fatto che la politica internazionale è un dominio plurale
di soggetti politici collettivi animati da volontà di potenza determinata anche dalla geopolitica. Se si vuole andare oltre questo pensiero in modo realistico, si deve pensare o al fatto che in un qualche modo che non sappiamo, questa pluralità viene superata e si forma un unico centro di potere mondiale. Di per sé di potenza mostruosa, non si sa come esso si sia generato, e dunque sarebbe una ipergiuridificazione della politica attraverso processi iperpolitici che fanno alla fine fanno tacere la politica in una sorta di ipergiuridificazione globale. Oppure, altre ipotesi, si supera il pluralismo politico internazionale. Ipotizzando, chissà come, chissà perché, che gli esseri umani convivano pacificamente senza esercizio organizzato del potere, il che è qualcosa di paragonabile alla profezia del Deutero Isaia sul leone e l'agnello che dormiranno insieme, può essere una bella profezia. Ma non fa più parte del pensiero politico, fa parte del wishful thinking di qualcuno. Mentre invece è vero, ecco, è vero, che non è sufficiente il ritorno della sovranità, cioè il ritorno della politica, non è sufficiente a far sì che si estingua il neoliberismo. Questo sì. Cioè che il neoliberismo trovi un inaspettato alleato nella sovranità, questo è vero. Come vedete, il pensiero politico è complicato perché la politica è complicata. Lo Stato interviene nella politica, scusate, interviene politicamente nell'economia. In uno dei molti modi possibili, perché l'intervento dello Stato nell'economia va da un massimo, che è il comunismo, a una fase intermedia, che è la pianificazione democratica, a un minimo, che è il liberismo, ma con una sfumatura intermedia che noi vediamo in Italia oggi, a cui l'Italia, come tanti altri stati, è in parte obbligata, diciamo, sia la burocratizzazione dell'economia, perché un evento come il PNRR è un evento che implica la capacità di previsione, di gestione, pare purtroppo non di pianificazione dello Stato, sia implica soprattutto nell'Italia di oggi, che l'economia venga vista non più come la dimensione in cui si muovono liberamente attori economici liberi ed uguali, cioè quella che dovrebbe essere l'ipotesi liberista classica. Ma l'economia è vista come un complesso meccanismo a base sostanzialmente corporata. E dunque lo Stato non interviene pianificando, se lasciamo stare l'ipotesi estrema del comunismo, l'ipotesi estrema del liberismo, del laissez-faire assoluto, l'ipotesi reale è che i rapporti di forza e di potere tipici del neoliberismo, cioè grandissima prevalenza del profitto sui salari, grandissima prevalenza giuridica e di fatto del potere economico sul potere dei subordinati economici, il potere economico padronale rispetto al potere datoriale rispetto al potere economico dei salariati, no? Lasciando intatto ciò, cioè
lasciando intatto il cuore, la struttura profonda del neoliberismo, lo Stato tratta la società, dal punto di vista economico, come un insieme di corporazioni, alcune più forti, alcune più deboli, e indirizza i flussi di capitale, in questo caso PNRR, verso l'una o verso l'altra di queste corporazioni, e soprattutto accentra in sé, lo Stato accentra in modo emblematico un paese come l'Italia, cioè dove questa materia è stata tolta dal Ministero dell'Economia e portata a Palazzo Chigi, presso il primo ministro, accentra presso il decisore ultimo, cioè il primo ministro, la responsabilità dell'allocazione delle risorse. È una sorta di, è un ircocervo, è un oxymoron, è un neoliberismo corporato. La distribuzione strutturale del potere resta invariata, come abbiamo detto, le modalità di funzionamento restano invariate e tuttavia le risorse politicamente prodotte, PNRR, vengono allocate attraverso atti di decisione politica. Questo è un modo attraverso il quale l'economia capitalistica a impianto liberista sopravvive alla crisi del neoliberismo. E questo è un modo, oltretutto, un modo storico, cioè è il modo pseudo-corporato, semi-corporato, per cui è vero, è un modo che esige la sovranità. È un modo che sollecita l'intervento interno della sovranità, senza che la sovranità di un paese come l'Italia possa ambire a giocare un ruolo significativo sullo scenario internazionale dove c'è la lotta fra le volontà di potenza delle grandi potenze. Tutto uno spazio per un esercizio di sovranità all'interno, c'è una sovranità che puntella il neoliberismo in crisi, sacrificando alcune delle sue tesi, ma lasciandone intatto il cuore e la struttura. Da questo punto di vista si può convenire con quanto i due studiosi, Dardò e Laval, sostengono. Si può convenire a livello analitico. Ripeto, che poi sia possibile pensare a un mondo in cui non ci sono sovranità, questo è per me insensato, ma ciascuno si prende le proprie responsabilità scientifiche e politiche. Allora, io temo molto i discorsi condivisi in politica, perché la politica è molto più il luogo della divisione che non della condivisione. Pensare a una crisi dell'assetto economico, politico e intellettuale del neoliberismo, che non sia una crisi prodotta dal neoliberismo e risolta dal neoliberismo, perché di questo bisogna parlare, perché il neoliberismo di crisi ne produce quante ne vuole, poi se le risolve da solo, andando verso posizioni non più ortodossamente neoliberali, ma certamente, ripeto, che conservano l'impianto strutturale del neoliberismo. Beh, allora bisognerebbe tornare a mettere in campo il pensiero critico, cioè un pensiero che si distacca dal neoliberismo, pur standoci dentro, non ne condivide gli assunti. E allora bisognerà tornare a parlare non tanto di biopolitica, che è tutta interna all'interpretazione neoliberista della modernità. No, bisognerà tornare a parlare di geopolitica. Bisognerà tornare a parlare di teologia politica, bisognerà tornare a parlare di economia politica, cioè vie vecchie e nuove, grazie alle quali si scopre che la politica non è micro, ma è macro, cioè è strutturale, è un modo
di gestire le contraddizioni profonde del nostro essere uomini moderni. È un modo, la politica è un modo di vedere le contraddizioni e di gestirle. Le contraddizioni profonde, radicali, che sono tante, di vari livelli, di varia qualità, abbiamo detto geopolitica, teologia politica, economia politica. Ciascuna di esse, di queste vie, che non sono né sovrapponibili né convergenti, per cui pongono problemi. Attraverso ciascuna di queste tre vie si può arrivare a smontare l'autopercezione del neoliberismo e la sua capacità di autoriproduzione, diventando qualcosa di diverso da se stesso, pur rimanendo se stesso. Naturalmente tutto ciò a livello intellettuale, a livello pratico, idee critiche devono trovare gambe critiche, soggettività sociali che desiderino, vogliano avere la chance di una vita libera, cioè di quel libero sviluppo della persona che è, tra l'altro, citato in Costituzione italiana come obiettivo della politica, obiettivo che non è raggiungibile senza l'esercizio della sovranità, che non è raggiungibile senza una destinazione sociale della proprietà privata, degli strumenti di dei mezzi di produzione, che può benissimo essere proprietà privata, e programmazione politica dell'uso di questo. E certo, tutto ciò diventa sensato quando tutto ciò non succede in un territorio singolo, isolato, dove questo darebbe origine a dinamiche in realtà di tipo populistico difensivo, ma tutto ciò deve avvenire su scala continentale, perché è ormai la scala continentale quella su cui si muovono le forze e le potenze capaci di cambiare la storia del mondo. L'abbiamo visto. Non si fa più la guerra fra la Francia e la Germania, si fa la guerra fra l'Occidente e la Russia. E quindi, perché ci sia un cambiamento radicale di paradigma economico, è necessario lo sforzo della critica tripartito, geopolitica, teologia politica, economia politica e movimenti sociali su scala continentale. È necessario? Si può fare? Sì. È facile? No. Ci vuole del tempo? Sì. Ci vogliono dei secoli? No. Dopotutto il neoliberismo si è impiantato in una decina d'anni, negli anni 70, e ha cominciato a operare negli anni 80, alla fine degli anni 80 aveva già prodotto il crollo dell'Unione Sovietica e alla fine degli anni 90 era già in crisi. Stiamo vivendo dentro le crisi autogenerate e automedicate del neoliberismo. Quando saremo capaci di provocare crisi non autogenerate, oppure autogenerate ma non automedicate, e trovare soluzioni socialmente significative, non dico condivise, nulla è condiviso in politica, socialmente significative su scala non solo nazionale ma continentale, su scala non solo reattivo-populistica ma produttivo, proattivo, democratica, allora qualcosa sarà cambiato. Lo vedrò io? No. Lo vedrete voi? Vi auguro di sì.